questo concetto. Dunque, io ho partecipato in vari modi alle manifestazioni di Conservare il Novecento, a cui ero particolarmente affezionata e che ho seguito fino dall'inizio. E questo anche Rosaria mi ha ricordato e la ringrazio. Ringrazio poi ovviamente Claudio Lordoni che ha organizzato questa cosa, che mi ha coinvolto, perché insomma, mi è sembrata una cosa molto bella. In questo caso però diciamo che mi sono ritagliata un profilo che esce anche dalla cultura del Novecento di Crocetti, ma è come dire, per una strada che è proprio il suo taglio culturale, no? All'attività in biblioteca, che è una cosa che lo contraddistingue in una maniera proprio molto particolare, molto speciale, cioè diciamo è unico nel suo genere, e che è un piano su cui ovviamente ci ha insegnato a tutti tantissimo, e che se si leggono i suoi scritti emerge in una maniera proprio potente, anche in contesti assolutamente tecnici, perché proprio c'erano delle conoscenze, per gli studi fatti e per le letture sconfinate fatte, c'erano delle conoscenze filologiche, letterarie, storico-letterarie, talmente forti, talmente robuste, che veramente trapelano ovunque, qualsiasi cosa scriva, qualsiasi cosa pensi. Quindi io ho provato, il titolo ambiziosissimo, vero, mi perdonerete, ma insomma non ho trovato uno, ma ho provato a fare una carrellata di citazioni, cominciando da un saggio di Crocetti, che è la tradizione culturale italiana del Novecento, che è un intervento che lui fece a Venezia, un seminario Angelo Vinai, alle soglie del 2000, e quindi poco prima che iniziasse anche il ciclo di Conservare il Novecento, in cui una prima parte tratta proprio delle come dire, le premesse culturali del secolo, del cosiddetto secolo breve, per cui si parte da Croce, tesi fondamentale di un'estetica come scienza dell'espressione, che per approdare al lungamente incubato nuovo fare filologico, cioè la nuova filologia nazionale, dice Crocetti, inaugurata nel 1934 dalla storia della tradizione critica del testo Giorgio Pasquali e dalla prima serie dei problemi di critica dantesca di Michele Barbi fino all'Annus Mirabilis, il 39, in cui appaiono le rime di Dante e gli esercizi di lettura di Gianfranco Monti. Ecco, questi sono i suoi riferimenti forti, fortissimi, mai dimenticati, mai messi da parte. E questa nuova cultura, dice Crocetti, è una cultura capace di comprendere le cose e non solo lo spirito, e quella in cui ancora oggi ci possiamo riconoscere, e quindi in ogni modo la sola che ci appare ancora fertile e seminale. Quindi parte da questa premessa e poi arriva alle biblioteche e alla definizione della biblioteconomia, per la quale invoca una propria necessità culturale, cioè la biblioteconomia non fa parte della cultura finché si mantiene divisa. La biblioteconomia fornisce gli strumenti per maneggiare la cultura perché è una disciplina tecnica. Perciò cooperazione, unificazione di metodi, di regole, sistemi, servizi nazionali, ricerca e raggiungimento di un linguaggio unico non ledono in nessun caso la tradizione culturale, che non riguarda la conservazione dell'intestazione Cicero, virgola, Marcus e Tullius, ma tutt'altre cose, come possono essere la costruzione delle raccolte, la politica informativa, l'attività culturale della biblioteca, il suo sostegno alla ricerca. E qui devo dire le cose che diceva prima Messina,
sulla biblioteca, le funzioni della biblioteca storica, le raccolte, le collezioni, lo studio delle raccolte, la capacità di trasmettere le collezioni di una biblioteca, quindi l'attività culturale, quindi il suo sostegno alla ricerca. Allora, se è vero tutto questo, come è vero, il bibliotecario che cosa fa prima di tutto? Qui si parla in questo intervento del 2002 che Rosaria Campioni ama molto, una cultura di servizio per le biblioteche storiche, punto interrogativo. Il bibliotecario sarà il primo studioso dei documenti che custodisce, perché il loro studio, da lui condotto, sarà il miglior servizio agli studiosi esterni, spianerà loro la strada. L'importante è che il lavoro nella biblioteca storica sia sempre ricerca e risultato di ogni ricerca, di ricerca. Allora, lo studio, cioè il bibliotecario studioso, no? Quello che ovviamente lui lo collega soprattutto alle biblioteche storiche, poi insomma per altre tipologie di biblioteche si può declinare in un'altra maniera, ma rimane comunque questo tratto di base. Io qui ho intitolato questa slide La riflessione dei maestri. Si sta parlando di, quando Crocetti parla di bibliotecari studiosi, cioè nel saggio della cultura e servizio delle biblioteche storiche, lui richiama Armando Petrucci e al suo Medioevo dal leggere, cioè questa guida su come si legge il Medioevo, no? A cui 10 anni prima, cioè nel 93, Crocetti aveva dedicato una lunga recensione, anzi una paperolle, perché faceva le recensioni sulle biblioteche oggi, ma quando c'era un argomento che lo appassionava particolarmente, non necessariamente una recensione, scriveva una paperolle, che era questa, il termine proustiano, e qui non a caso, e quindi era uno spazio più largo, no? Uno spazio di riflessione che andava al di là della semplice recensione. Premetto che le recensioni precedenti non sono mai semplici recensioni, ma aprono anche lì degli orizzonti larghi. E quindi allora lui qui, in questo caso, nel Medioevo da leggere, lo intitola fra l'altro Il più bello del 93, il libro è del 92, ma lui dice che l'ha letto nel 93 e quindi ovviamente è Il più bello del 93, perché è il suo punto di vista e quindi conta la data della lettura, non la data d'uscita del libro. Certo. Era più bello per lui. Esattamente, del 93. E però è una sottigliezza, no? Che però dice tante cose. Quindi non c'è un fatto editoriale, una data di stampa. No, cioè il fatto che per lui che ne parla è il più bello del 93. Allora lui dice, tira in ballo appunto Petrucci e anche l'avviamento allo studio critico delle lettere italiane di Guido Mazzoni, che era una vecchia guida sulle lettere italiane a cui lui fa riferimento, e cioè dice che Petrucci sta su quella linea, insomma, e qui dice questa cosa bellissima: per raggiungere la limpidezza, la pacatezza e, perché no, la cordialità di questi libri, occorre la riflessione. Occorre cioè che ogni informazione, ogni dato, ogni giudizio siano stati materia di riflessione, siano diventati parte integrante di una mente e di una cultura. Pensati e come macinati negli anni, materiali che affiorano nitidi, ridotti all'essenziale, disposti perspicuamente. Fornire o credere di fornire informazioni lo fanno tante pseudo enciclopedie ambulanti. Dare informazioni pensate è proprio dei maestri. Ecco, e qui, da qui possiamo dire che Crocetti è davvero un maestro, perché la stessa cosa la possiamo dire di lui. Poi dice, vabbè, che cosa devono leggere i bibliotecari, no? Altro interrogativo. E qui
è sempre questo bibliotecario ideale, no? Che è un po' come era lui. Com'era lui. Esatto, come era lui. Allora dice, Croce amava cercare la migliore filosofia nelle pagine di artisti e scrittori, filosofi non professionisti. I bibliotecari potrebbero mettersi a cercare la migliore biblioteconomia nelle opere di critica e storia letteraria. E in un caso come questo dovrebbero qualcosa meglio che certi strumenti professionali che non capiscono neppure la differenza tra titolo di insieme e un'opera e titolo di serie. E qui le sue polemiche, a me. Questo discorso lo fa introducendo la recensione al libro di Genette sui dintorni del testo, che è stato anche quello un libro, un crocettiano, e quindi non si parla più solo di testo, si parla di dintorni del testo, quindi anche del manufatto, e quindi questo anticipa poi tutta l'attenzione per Tanzer, eccetera, eccetera. Ecco, altra raccomandazione, mescolate libri di biblioteconomia con libri di letteratura, di filosofia, di economia, di saggistica. Una maggiore confidenza e familiarità dei nostri autori e dei nostri lettori con la mainstream letteraria non potrebbe che giovare. Da noi la separatezza è forte. E qui spara. Il maggior biografo di Proust è un bibliotecario inglese che ha anche continuato a fare il suo mestiere. Cioè, e questo è Painter, che è stato curatore, responsabile del Dipartimento degli Incunaboli del British Museum. Non fermi da lì, sì? Non lo so. Allora, lui ha fatto questo, lui è famoso per essere il biografo di Proust, cioè io, l'autore della grande biografia di Proust, poi ha fatto una biografia anche di Gide e poi anche una di Chateaubriand, perché io non mi sono documentata, non perché lo sapessi, però ecco, mi piace come Crocetti, no? Dice, vabbè, non occupiamoci solo della economia, andiamo al di là. Ha continuato a fare il suo mestiere. Vabbè, poi la lettura. La lettura, naturalmente, sul tema lettura in generale, ci sono tipo un saggio interessante, Lo stile del lettore, del 96, un convegno sulla lettura che si tenne a Pitigliano, quell'altro, c'era anch'io. E qui lui si appella a Leopardi. Leopardi è il genio dei Recanati, no? Perché non amava le iperboli, però fuori dal contesto biblioteconomico spessissimo spara, no? Cioè, nel senso che perché è nella posizione in cui, come dire, sa di potersi permettere qualsiasi cosa perché non è la sua materia. E anche questo è un aspetto divertente. Allora, cosa, il fondamento della riflessione, dice Crocetti, ce lo può prestare Leopardi, uno dei più grandi lettori di ogni tempo, cosa che non c'è due, e cita dallo Zibaldone, perché la condizione dell'uomo non è capace di alcun godimento notabile che non consista soprattutto nella speranza, e questo è l'assunto. E intanto leggiamo noi che gli studiosi sono come insaziabili della lettura, anche spesse volte altissima, e provano un perpetuo diletto nei loro studi continuati per buona parte del giorno. In quanto che né l'una né gli altri essi hanno sempre dinanzi agli occhi uno scopo collocato nel futuro e una speranza di progresso e di giovamento qualunque si sia. E questi sono i lettori che studiano, no? Che quindi, voglio dire, c'è uno scopo che è uno scopo collocato nel futuro, quindi un obiettivo, una speranza di progresso e di giovamento. Dice, invece gli altri, non mirando nella lettura dal confine che non si contenga per così dire nei termini di essa lettura, fino sulle prime carte dei libri più dilettevoli e più soavi, dopo un vano piacere si trovano sazi. Quindi la lettura è solo se è condotta per motivi di studio, diventa veramente un grande nutrimento per lo spirito. Altrimenti è un diletto e come tale però sazia, no?
e questo sempre Leopardi, primo rasello, ho parlato del Zibaldone, cioè ho parlato, ho citato Crocetti che cita lo Zibaldone, e di nuovo lo ritroviamo. Questo qui è un pezzo che si intitola La biblioteconomia di Giovan Pietro Rissè, è sempre una paperolle, quindi queste recensioni grandi, che ovviamente a me mi è molto cara perché dedicata a un numero speciale dell'antologia di Rissè che facevo nel 96, dedicata alla storia del gabinetto di lettura, cioè quello del Rissè. Crocetti era molto contento di questa pubblicazione e quindi e cominciò questa sua recensione, questo suo scritto così: Gabinetto di pubblica lettura. È un perfetto endecasillabo di sesta e decima. Come tale è il primo verso della 35esima ottava, canto primo, dei Paralipomeni della Patrocromachia di Giacomo Leopardi. Quel gabinetto dell'endecasillabo è proprio quello di Rissè. E qui, ora non era nel campo il conte Leccafondi, signor di Pesafumo, Stracciavento, tutta una roba molto ironica, topo raro, sue dicche di profondi pensieri, di dottrina non portento, leggi sapeva di entrambi i mondi e giornali leggeva più di 200, al cui studio in sua patria aveva eretto, siccome oggi diciamo, un gabinetto. Perché all'epoca i gabinetti di lettura, insomma, erano molto diffusi, devo dire specialmente all'estero, ma insomma, però anche gabinetto di pubblica lettura, ecco la diversità, con legge tale che da giornale in fuori libro non s'accogliesse in quelle mura, perché i gabinetti di lettura prima di tutto conservavano riviste, cioè conservavano, mettevano a disposizione a pagamento giornali, gazzette, riviste, periodici, eccetera. E quindi, ma era il giornale, la rivista, il, come dire, il documento base, forte, non nei libri, anche se poi c'erano anche i libri, che di due foglie, la parola è che di due foglie al più fosse maggiore, quindi roba di due foglie. Perché credea che sopra tal misura stender non si potesse uno scrittore appropriato a bisogni universali, politici, economici e morali. E qui c'è proprio una bordata fortissima per il gruppo PSE, le magnifiche sorti progressive, no? Cioè tutto il divario fortissimo e ci fu, poi con tutti, insomma, ovviamente anche lì bisogna aggiustare i toni. Però questa cosa. Allora, Crocetti, e qui veramente supera se stesso, secondo me, commentando questi versi, Crocetti riesce in poche righe a restituirci la posizione di Leopardi rispetto al crocchio di Palazzo Montemonti, appunto del gabinetto del Sè, indicando gli avversari e sostenitori del poeta di Recanati, ma anche le sue, di Crocetti, personali preferenze. Ve lo leggo perché non c'ho la slide. Il conte Leccafondi, che il genio, con la G maiuscola, cioè Leopardi, antiserialista, cioè contro i periodici, satireggia, non poi tanto amabilmente, non è certamente, nonostante qui sia dichiarato erettore, costruire un padre reveretto, siccome ci diciamo un gabinetto, ecco, non è certamente, nonostante qui era erettore, Giovan Pietro Rissè, è quasi certamente il marchese Gino Capponi, il candido Gino, quel maledetto gobbo che si è messo in capo di coglionarmi, questa fu una frase celebre che Capponi scrive, non so se a DSE o qualcun altro, di avversione totale per Leopardi, perché non tutti erano proprio entusiasti di Leopardi a Firenze. Ecco, allora lui dice, non è certamente, lui se la prende, Leopardi se la prende con qualcuno che è quasi sicuramente Capponi, perché Leopardi, dice Crocetti, non se la sarebbe mai presa col vero fondatore, cioè Giovan Pietro Rissè, per il quale ebbe sempre intero rispetto, uomo prezioso all'Italia, lo definì. E veramente, continua a
precetti. Se volgiamo indietro lo sguardo, nel crocchio abituale di Giovan Pietro, di veri geni ne passò uno solo, il sopra ricordato, Leopardi. In parentesi, qualcuno vorrà aggiungere l'incidentale Manzoni. E di personaggi cui dedicare senza riserve la nostra ammirazione, Pietro Giordani e lo stesso padrone di casa. Quindi, questo c'è un, ma voglio dire, sono quattro righe, che ricava da qui. Lui lo diceva sempre, lui mi diceva sempre quando io mi rompevo le scatole, mi faccio questo, quest'altro, di sé, gabinetto di pubblica, di casino, e quando infatti facevo la recensione, ricordo che ero felicissima che tirasse fuori questa cosa, ma al di là dell'intuizione, del recuperare questa cosa dove si parla proprio di quello, ma è come l'argomenta che lo trovo straordinario. Ecco, però poi, a parte queste sono tutte citazioni che sono funzionali allo svolgimento del discorso. Altre volte invece sono proprio associazioni, no? Cioè non sono direttamente collegate all'argomento trattato. Quindi echi di letture non professionali che rompono un discorso magari squisitamente tecnico, come quando parla di restauro dell'originale e della scheda di restauro adoperata nella Nazionale di Firenze per i volumi che subirono l'alluvione del novembre 66, e dove dice che questa scheda, nelle caselle destinate alle istruzioni per il trattamento della coperta del libro, c'è le varie possibilità per restaurare l'originale. Cioè, questo vuol dire che il restauratore, qui deve curare la riapplicazione della coperta originale sul volume restaurato. È un'operazione tutto consueta nell'attuale pratica del restauro, dice Crocetti, eccetera. Ma quello che vi volevo... Ecco, siamo nel 69. Ma lui è critico in questa cosa. Sì, è critico, ma io ora non parlo di questo perché... Vabbè, certo, è un altro argomento. È un altro argomento. Cioè, lui cosa dice? E certo, l'aspetto splendido che un infoglio palatino riassume, posto sugli scaffali con la sua originaria coperta di marocchino vivace, viene alla mente montale. Forse hanno ciecamente lottato i marocchini rossi 10-12 giorni sotto un'atroce morsura di nafta e sterco. Certo, hanno lottato tanto prima di perdere la loro identità. Quindi, fra l'altro, questo è uno Xenia di Montale, mi sembra sia del 67, perché c'è una prima uscita su Strumenti Critici, poi una successiva, insomma, ora non è. Comunque, l'incipit è l'alluvione ha sommerso il pack dei mondi. E, fra l'altro, quando abbiamo fatto l'edizione degli scritti di Crocetti, siccome ci c'è un problema di varianti, Alberto Petrucciani stava bravissimo, che ci aveva in casa tutto, è andato a controllare se questa versione era quella del Xenia pubblicato, cioè di quando questa poesia appare raccolta, o la prima uscita. In realtà era la prima uscita, che era su Strumenti Critici, insomma lì abbiamo fatto la nota. Quindi significava che comunque Crocetti, voglio dire, era perfettamente al corrente di che cosa pubblicava Montale prima ancora che uscisse la raccolta. Un'altra citazione, vabbè, è qui che c'è Mario Luzzi, suo grande passione, questa è messa in apertura al convegno Reggio Emilia Poiesis, dedicata all'ingresso delle nuove tecnologie in biblioteca, dove si dice che sta in questo ingresso un nuovo concettuale che deve ridefinire i compiti delle biblioteche e dei bibliotecari.
dalla metamorfosi di Ciro Cenci nascerà una nuova vitalità della biblioteca se il bibliotecario avrà il coraggio di viverla. E Luzzi, nel corpo oscuro della metamorfosi, è questo ancora più vasto un senso inesprimibile come quando agli stampi vuoti della storia affluisce un metallo nuovo che poco vi si adegua. E poi, di nuovo, qui addirittura, Biblioteca e Archivi, 1995, lui parla che l'unico modo ci sia una strada percorribile per le biblioteche è quello della cooperazione e se le biblioteche si confederassero a questo scopo, no? Cioè la ricerca e la compenetrazione, la possibilità di dialogo, eccetera, lui dice ne abbiamo la speranza. E di nuovo fiora la speranza leopardiana, perché per cui chiude questo intervento sugli utenti, sugli archivi, e poiché è sempre bello concludere con le parole di un grande, concludiamo stavolta con le parole del più grande di tutti. La speranza, cioè una scintilla, una goccia di lei, non abbandona l'uomo neppur dopo accaduta nella disgrazia, la più interpretalmente contraria di essa speranza e la più decisiva. Elio Zibaldone, 18 ottobre 1800. Mi dai ancora un minuto? Ah, sì. Ho sforato. Abbiamo tempo fino alle 5. Ricordo un'altra cosa che è la citazione di Tovino. Stessa piaggia, stesso mare, sono state ricordate le tesi di Viareggio, e allora quindi lui dice che Viareggio porta fortuna all'associazione, no? Perché qui si sta parlando, qui siamo nel congresso viareggino sulla gratuità e tariffe nella biblioteca pubblica, e quindi stessa spiaggia, stesso mare, no? Era Focaccia, non era? Stessa spiaggia, stesso mare. C'è una certa età. Allora lui attacca in maniera letteraria anche questo intervento, no? Questo convegno, il mare e il cielo come oggi, grigi, acquate improvvise e rapide spiove come oggi, a pochi metri di distanza da dove oggi ci troviamo. Sto parlando del 34esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteca a Viareggio dal 38 all'87, il congresso a tesi, il nostro incontro, eccetera eccetera. E va bene. Allora, Viareggio porta fortuna all'associazione, ne prova il successo del nostro incontro, ne prova il legame ormai storico che si è stretto tra il suo nome e uno dei momenti più alti nella vita dell'AIBA, appunto quelle tesi, le tesi di Viareggio. Salutiamo dunque affettuosamente questa città, salutiamola con il primo verso di una poesia di un suo genius loci, Mario Tovino. O Viareggio più bella dell'Oriente. Che sembra una cosa buttata lì, ma c'è tutto, perché cioè, soprattutto bisogna conoscerla questa poesia. Questa è l'ultima poesia dell'Asso di Picche di Tovino. Tra l'altro Tovino è più noto per i suoi romanzi, ma non certo per le sue poesie. Vabbè, è l'ultima poesia della Savonica, che appunto, tra l'altro è molto bella, perché dice, continua, dice che nell'immacolato celeste delle tue sere, se risale l'acuto profumo dell'oreando, in te sonnato, in te spero morire. Allora, mi avvio alla conclusione, ora da te. Negli ultimi mesi della sua vita, costretto all'immobilità, Luigi Crocetti ha trascorso le lunghe giornate, solo in compagnia dei suoi gatti, a ripassare la letteratura italiana e straniera. Dico ripassare perché si trattava spesso di letture già fatte, ma riprese per poter formulare un giudizio definitivo e collocare in una personale gradatoria gli autori. Pushkin, il più grande poeta russo di tutti i tempi. Balzac, escluso. D'Annunzio, da salvare solo il Cione e Solus Azzorum. Soldati, la giacca verde. Da questo gioco, condotto con lo spirito di un ragazzo un po' discolo e l'ironia di chissà di essere giunto alle sue ultime battute, rimanevano ovviamente esclusi gli intoccabili.
Ascoli, Leopardo, Proust, il brasiliano Guimarães Rosa, autore del Gialli Sertano. Mi rammarico di non ricordare tutti i tasselli del gioco letterario in cui Luigi mi ha coinvolto nei nostri ultimi incontri. Ho provato solo a riferire qualche dettaglio, con grande fedeltà, da testimone, per citare le ultime parole di Orazio nell'Amleto shakespeariano, perché, come ci ha insegnato Crocetti, è sempre bello concludere con le parole di un grande. Grazie.